agricoltore, perché di coltivazione si tratta, è a conoscenza delle lamentele, ma non è minimamente preoccupato, infastidito semmai. Ciò che cresce nel suo campo a poggi ridenti piano è destinato alla Svizzera, dove diventerà principio attivo farmaceutico destinato a scopi terapeutici. Potrebbe curare addirittura l'inevitabile mal di testa che lamentano sempre più persone che abitano in zona a causa degli effluvi che si diffondono dalla cannabis coltivata in questi più di 1000 metri quadrati. Effluvi che moltissimi avranno inalato anche passando in auto e con i finestrini alzati lungo la statale 38. L'odore inequivocabile è quello di marijuana. Sono arrivate delle segnalazioni verbali, ma come pur parlé in un certo qual modo, quindi noi come comune non ci siamo mossi in modo più assoluto se non verificando che c'erano i requisiti per poter lasciare questo prodotto. Grazie alle nuove leggi, più favorevoli in materia di marijuana legale in Italia, la coltivazione di cannabis nel nostro paese ha subito una forte accelerazione e quella di Poggi Ridenti non è certamente l'unica in zona. Un'altra si trova a Ponte in Valtellina, non lontana dal plesso scolastico, un'altra ancora a Piateda, nei pressi del cimitero. In questi comuni però l'odore non si avvertirebbe in modo così pungente e fastidioso. Ahimè, mi sa che non possiamo fare altro che prendere atto. Poi, se dovessero uscire in itinere altre normative di legge che impediscono o che limitano, allora naturalmente si potrà prendere in esame qualcosa d'altro. Adesso come adesso noi dobbiamo prendere atto che questo prodotto è a norma, quello che naturalmente sembra a tutti gli effetti, e come tale possono produrlo e possono coltivarlo. Esattamente ciò che il coltivatore di cannabis di Poggi Ridenti, venuto a conoscenza delle lamentele, ha ribadito al primo cittadino. Io ho provato anche a parlare più di una volta in modo proprio bonario, senza nessun problema. Lui dice: se ci sono delle criticità, noi siamo in regola perché abbiamo tutte certificazioni. Se c'è qualcuno che ha da obiettare, possa fare comunque un esposto in procura, che noi siamo tutelati da tutte le certificazioni necessarie. Quella coltivata a Poggi Ridenti è ovviamente cannabis light, l'unica che la legge italiana riconosca come legale, quanto l'odore invece quello è il medesimo. Anche se, almeno per la coltivazione di cannabis di Poggi, essendo terminata la raccolta, potrebbero essere in arrivo giorni, per così dire, meno aromatici. Stanno macinando perché fanno poi il compost e poi viene arata e viene messa sotto il terreno e quindi di per sé verrà comunque a tutti gli effetti eliminata.